Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi un po' di questa macchina. Questa è una Range Rover 3500 tre porte carburatori su fisso F. Le Range Rover dal 1970 al 1980 si identificano con un numero di telaio composto da una serie di numeri seguiti da una lettera. Ovviamente le serie più ambite dai collezionisti sono quelle che noi chiamiamo i suffix. Più il suffisso, cioè la lettera, è bassa e più il veicolo è raro e ha un discreto valore economico. Questa nella fattispecie è una F, quindi una macchina del 78-79. La lettera non identifica specificatamente l'anno di costruzione, ma il tipo di modello. Quindi un F può essere una macchina che va dal 77 fino al 79. Questa macchina è stata immatricolata originariamente in Germania, quindi ha alcune piccolezze che la rendono un po' differente dalle nostre. Sono diversi i rostri dei paraurti, sia anteriore che posteriore. Soprattutto i posteriori hanno incorporato al loro interno i catarifrangenti. Al posto del cattadiottro sulla lente venivano applicate due piccole targhette con la scritta vuoto. Questa macchina nasceva senza aria condizionata. In quasi tutte quelle italiane era già presente come optional, diciamo così, virgolette, obbligatorio, mentre questa dalla Germania è uscita e non ce l'aveva. Allora io qua mi sono occupato di rimontare, ripristinare l'aria condizionata, ma con tutti i componenti prelevati e ricondizionati al nuovo da macchine italiane. Le plastiche sono quelle originali, sono state riparate, come anche la strumentazione. Il volante è un volante originale dell'epoca, soltanto lucidato e ripulito, nient'altro. Tutte le moquette, i tappetini sono questi realizzati come gli originali da un'azienda inglese. Queste plastiche che vedete sono state messe nuove, in quanto le sue erano completamente danneggiate, e anche i pannelli porta, questi invece sono stati ricondizionati con pelle identica all'originale, finta pelle. I sedili invece erano già stati ripristinati in precedenza e noi ci siamo solo occupati di farli ripulire bene e di fargli un po' di trattamento con della cera protettiva. Come vedete abbiamo fatto rizincare tutte le parti esposte che con gli anni ormai si erano danneggiate. Abbiamo rizincato tutti i perni, le chiusure, le cerniere. Abbiamo trovato anche in commercio un nuovo copriruota di scorta che è fatto in un materiale particolare che viene chiamato Ardura. La moquette del baule, come vedete, è tutta nuova e sono riuscito a fare una bella macchina, molto bella anche visivamente, perché anche il colore Masai Red ha il suo perché, non è molto comune da trovare, senza stravolgere tutto e senza andare ad imbarcare in un restauro completo, perché comunque non era una macchina bisognosa di un restauro completo. Questo è il motore, abbiamo fatto una bella messa a punto, tutte le componenti dell'aria condizionata sono nuove, si vedono, si trovano ancora in commercio. Abbiamo praticamente ricostruito tutto il sistema pari a come era stata fatta la macchina. Il motore gira molto bene, bello silenzioso, gira lineare, viaggia anche abbastanza bene. Noi siamo molto soddisfatti e penso anche il proprietario si potrà godere anche la vettura per un bel po' di tempo a venire. Adesso facciamo anche test drive con la macchina per farvi vedere un po' anche come funziona una macchina a fine anni 70. Come vedete, dentro la macchina è relativamente silenziosa, erano realizzate comunque molto bene all'epoca, erano macchine comunque erano gli odierni SUV di lusso, ma di altissimo livello. Hai una vetratura abbastanza ampia, quindi il guidatore e anche i passeggeri, diciamo, possono godersi anche il paesaggio. Sono in terza marcia con un filo di acceleratore e la macchina scollina senza nessun problema. Ultimamente vedo che anche nelle varie
valutazioni, sempre più riviste si interessano al modello e ha una discreta rivalutazione. Sono macchine, sono robuste, hanno uno chassis fatto in putrelle da ferrovia, quindi è anche robusta. Diciamo che la prova pedone non la supererebbe, perché il pedone non so come riuscirebbe. Prendo l'occasione per ringraziare il proprietario della macchina per la fiducia che ha dato. Vorrei salutare anche tutte le persone che mi seguono sul canale. Se vi piacciono i lavori che facciamo, continuate a seguirmi sul canale. Vi prometto che a breve cercherò di tornare ad essere un po' più operativo, più presente e farvi vedere altre cose, altre macchine, sempre inerenti al mondo Range Rover. Se vi interessa, fatevi sentire, mettetemi un mi piace, è una cosa gradita. Ciao a tutti!